Et donc, si deve capire che ci sono parecchie velocità nello stesso tempo, c'è la velocità dell'innovazione tecnica e anche dell'innovazione di una parte degli utenti che sono sul web 2.0, ma c'è un'altra velocità, piuttosto una lentezza degli usi degli utenti, della maggiorità degli utenti, e c'è una lentezza ancora più grande che è quella delle rappresentazioni, cioè della cultura di ogni paese che molto si mantiene. E per concludere, dunque mi sembra che ci sono quattro sfide importanti per questo settore. La sfida più importante è quella dunque dell'innovazione e soprattutto nei servizi, ma tenendo conto sempre della storia, della cultura di ogni paese. E questo è molto difficile, innovare e tener conto della cultura, della concezione di ogni paese. E dunque qui si deve, come l'ha detto dunque Flavia Barca, investire molto nel capitale umano, questo anche l'economia immateriale, per sviluppare questa economia della conoscenza. Il capitale umano vuol dire la ricerca, l'innovazione e la formazione anche, perché qui è una risorsa di valore, e anche per sviluppare i processi di co-innovazione con gli utenti. Seconda sfida questo è stato detto anche nel rapporto, è investire nelle reti fisse, soprattutto nella banda larga, perché i servizi multimediali con lo sviluppo dell'immagine, si vede con YouTube per esempio, molto importante, è una sfida per diventare piuttosto una fiber nation. Il presidente dell'ACOM ha detto, il presidente Calabro, sono le infrastrutture il primo problema dell'Italia d'oggi. E questo è un problema importante perché nell'Europa del Sud non c'è una cultura di sviluppo delle reti. Il ritardo nel cavo, per esempio, si vede molto bene in Francia e in Italia. C'è una differenza molto forte di cultura tra l'Europa del Sud e l'Europa del Nord. Terza sfida, mi sembra sviluppare dunque una cultura delle reti nell'Europa del Sud, forse con una collaborazione tra la Francia, l'Italia e la Spagna. Forse in un momento in quale l'Europa sviluppa una nuova regolamentazione su questo punto. Questo punto mi sembra molto importante perché voi sapete che un mese fa è stato preso a livello europeo una nuova regolamentazione per separare i gestori delle reti e i gestori dei contenuti. E dunque si deve sapere come fare questa separazione a livello europeo, a livello nazionale e anche a livello europeo. Nello stesso tempo si deve integrare i servizi e creare le reti a banda larga. E l'ultima sfida è forse un'opportunità, questa crisi economica, forse è un'opportunità per prendere coscienza che oggi c'è bisogno di un legame tra lo Stato e le imprese, tra l'investimento pubblico e l'investimento privato in questo momento dello sviluppo di questa industria, perché dopo diciamo un modo di sviluppo molto finanziario anche nel campo delle telecomunicazioni, oggi è necessario investire in modo utile, cioè in modo industriale, non soltanto finanziario in questo campo. Come si è visto nel secolo scorso,
nelle ferrovie, per esempio. Oggi occorre una visione industriale di lungo termine, soprattutto per sviluppare le reti. Dunque, occorre combinare una visione di breve termine sui servizi, per integrare i servizi, e questo e mi sembra molto importante per i gestori, i gruppi privati, e nello stesso tempo i gruppi pubblici, lo Stato, le regioni, eccetera, devono investire a lungo termine. E dunque è più difficile realizzare questa associazione oggi, questa combinazione tra una visione di breve termine, soprattutto sull'innovazione dei servizi, e una visione di lungo termine a 15-20 anni anche sulle reti, e dunque combinare la storia e la prospettiva. E forse fare, l'ultima parola, approfittare della crisi attuale per far tornare lo Stato imprenditoriale, una visione neo-keynesiana, come dice Krugman, che permette di combinare anche oggi in questa industria post-fordista della conoscenza dell'economia immateriale, e combinare dunque lo Stato imprenditoriale e le imprese del settore. Grazie.